Saluto dalla clinica di Dottor Palmas, un dentista sardo in Moldavia. Oggi ci siamo proposti di farvi conoscere alcune persone che in questo momento si stanno curando nella nostra clinica e praticamente vogliamo parlare dei loro problemi, dei problemi dentali, come li hanno risolto, se li hanno risolto, oppure come stanno praticamente effettuando le cure qui a Chisinau. Ciao, buongiorno. Allora, abbiamo qui la signora Sandra, la signora Monica e la signora Luisa. Oggi vogliamo parlare proprio della vostra esperienza qui a Sostorismo Dentale, ma più che altro vi voglio chiedere come è iniziato il vostro percorso, quando sono iniziati i vostri problemi dentali, come vi sentivate. Con chi iniziamo? Dai Monica, iniziamo con te, poi pian piano voglio sentire ogni parere in parte dalle signore. Sì. Vieni. Allora, io ho avuto problemi sì, da piccolina, da ragazzina, sì. Sono sempre andata dal dentista, i miei genitori mi hanno sempre portato dal dentista, ho sempre curato, però evidentemente il mio problema non era risolvibile, cioè nel senso avevo comunque problemi, come ti posso dire, non sono riuscita a risolverli questi problemi. E quindi poi crescendo, delle paralizzazioni, denti comunque iniziano ad avere problemi, ho curato molto in Italia, speso un sacco di soldi e niente, mi sono ritrovata a 50 anni con la bocca messa un po' maluccio. Quando è stato proprio il momento in cui hai deciso di fare questo cambiamento, di dire basta, non voglio più far parte della storia dentistica, voglio risolvere il mio problema e punto? Quando mi hanno fatto, ho iniziato a fare preventivi molto alti. Dove? In Italia sempre, clinica in Italia, ho visto che non era più possibile curarmi perché con i soldi che mi chiedevano, cioè era troppo. Altra cifra, quindi niente, ho deciso di venire qui in Moldavia. Ok, dimmi, Luisa, quali sono stati i tuoi problemi proprio iniziali sì. E comunque sì, come quando sono iniziati? Allora, io anch'io ho avuto sempre problemi già da ragazzina, ma ho avuto un evento crancio, nel senso che ho avuto un incidente stradale con un frontale, ho sbattuto la denti, quindi è proprio un lavoro fatto 30 anni fa, un lavoro fatto male, che dopo appunto 30 anni mi ha mangiato tutto il resto, quindi l'unica soluzione che in Italia mi avevano proposto era una dentiera mobile, anche mi sono un po' scoraggiata. E ogni cosa sono convinta che non è tanto, un'amica era stata qua, mi ha raccontato della sua esperienza e così ho preso contatti e ho partito tutto il mio inter, questo dovrebbe essere il secondo viaggio. Come è stato tutto questo periodo proprio quando perché di solito quando siamo giovani ci affrontiamo sempre con questo problema dei denti e poi ad una certa età che vuoi fare questo cambiamento? Sì, perché comunque quando mi è stato proposto davvero di mettermi una dentiera mobile mi è venuto male, ho detto no, non è possibile, che la sera, ciao amore, buonanotte, io mi metto la dentiera sul computer. Cioè, poi sei giovane, no? Mi è venuto malissimo questa cosa, ho detto non è possibile, ci sarà un'alternativa. Sì. E quindi così mi ha parlato bene di questa clinica, ho preso contatti e nel giro di poco le cose queste sono comunque chiamate in questo senso. Poi essendo già da tanto tempo in clinica, la maggior parte dei pazienti perdono i denti o a causa di un incidente stradale come hai fatto te, a causa della piorrea, che comunque può essere sì, a causa di un problema. Infatti ha fatto il primo step e ha estratto tutti i denti. Oppure c'è un'altra cosa che magari purtroppo hanno la sfortuna di andare a cadere, di andare da un medico poco professionale, infatti, e poi che da lì, una volta che non hai fatto bene i denti, una volta che magari hai sbagliato il dottore, una volta che ha sbagliato di farti un preventivo buono, poi iniziano i problemi per una vita. Sì, e quindi infatti la parola che non mi veniva prima era io sono predisposta comunque alle calie, sono sempre stata predisposta, capito? Quindi poi veramente ho trovato comunque dei dentisti che mi hanno seguito bene e mi hanno fatto lavori fatti malissimo e quindi poi ovviamente mi sono ritrovata
in questa situazione. Luisa, ma te, dopo quell'incidente stradale, quali sono stati proprio i tuoi problemi? Ma all'apparenza nel senso niente, mi ha fatto mia tutta una ricostruzione sia sopra che parte sotto, quindi sembrava comunque risolta negli minimi. Sembrava. Invece ho dovuto andare e mi ha portato veramente delle conseguenze facili. Sono proprio un terzo parte dell'osso, insomma, anche proprio problemi di masticazione. E quindi poi sì. Okay. Te Sandra? Guarda, io sin da bambina ho sempre avuto problemi. Mia mamma mi trattava regolarmente sempre dal dentista. Quindi sin da piccola i nostri dentisti, secondo me, hanno la mentalità di intervenire per farti ritornare, non per risolvere definitivamente. Ti mettono nella spirale dentistica. Esatto, non per risolvere definitivamente, ma tamponano, diciamo. E poi questi tu a vita continui ad andare, ma non risolverai mai definitivamente i tuoi problemi, anzi si aggiungeranno degli altri. Quindi io, anche se ho sempre seguito i miei denti sin da bambina, poi sono arrivata ad un punto che praticamente li avevo quasi tutti devitalizzati, ponti che crollavano, e quindi alla fine ho detto basta, devo cercare di risolvere il problema, adesso che lo posso fare, altrimenti chissà più avanti vado e peggio sarà. Sì. E quindi anche con il mio compagno, che anche lui ha dei problemi veramente disastrosi, è proprio alla... Siete venuti entrambi? Sì, ci siamo informati, non conoscevamo nessuno che fosse venuto qui da voi. Quindi ci siamo un po' messi al computer, ci siamo documentati, poi lo conoscevamo soltanto a livello di pubblicità, perché comunque lui è sardo, il dottor Palmas, e quindi ok, giochiamo in casa, abbiamo detto, sì. Proviamo. No? Quindi ci siamo informati, abbiamo visto tanti video, a pelle, abbiamo subito pensato che fosse la strada giusta. E quindi niente, abbiamo fatto le nostre belle panoramiche, vi abbiamo inviato tutto, e da lì è iniziato il nostro percorso, la nostra avventura in Moldavia, da ottobre del 2019. E questo è l'ultimo step, finalmente speriamo di finire. Ok, intanto voglio dire a tutte le persone che ci guardano che se avete problemi dentali, se comunque vi confrontate con un problema e state cercando di risolvere il vostro problema, state cercando, siete in cerca di una soluzione, chiamate il numero verde che vedrete ora sul nostro schermo, noi vi daremo tutte le informazioni necessarie, più che altro perché come queste storie vere, cioè qui viene gente che veramente ha una storia dietro, che hanno dei problemi dietro, ma più che altro i loro problemi qui possono essere risolti. Sì. E questo là, perché non farete parte della spirale dentistica, perché il nostro scopo non è quello di farvi dipendere da noi per sempre e farvi comunque e risolvere il vostro problema e di magari far diventare il vostro sogno in realtà, perché comunque è molto importante sorridere. Sì. No, sicuramente noi che abbiamo problemi con i denti sappiamo quanto è importante sorridere, quanto è importante comunque, non so, essere fiducioso, sì. Sorridere con fiducia, perché sì. Anch'io nonostante ho 20 qualcosa d'anni, no? Comunque magari hai un problema con un dente, inizi a essere meno fiducioso in te stesso, sì. Inizi sempre magari... poi quello che vi volevo chiedere è un'altra cosa, il lavoro che fate è un lavoro magari a contatto con le persone, e questo cos'è che vi ha spinto a fare questo cambiamento? Magari è il vostro lavoro, che siete in contatto con le persone, oppure perché noi abbiamo avuto dei pazienti che magari cantavano, no, e non potevano salire sul palco perché appunto noi non cantiamo, però curiamo. Io ho una bancarella di dolci, quindi essere lì con un sorriso tutto non è una buona pubblicità. No. Dolci. infatti comunque anche la salute, sì, i denti sì, sono importanti anche per la salute, ma sai, non era una questione infatti più che estetica, che certo è fondamentale, sì, per carità, anche per me, no, però per me era una questione proprio di salute, sì. Perché comunque okay. I denti, che non hai problemi con i denti, poi tanti altri problemi scaturiscono da questo problema, quindi non...
Quante volte ho detto problemi? La prossima cosa che volevo chiedere è perché avete scelto il sostorismo dentale e come mai? Perché comunque prima un paziente prima che viene qua guarda tantissimi video di Dr. Palmas, no? Quindi qual è stato il motivo per cui vi siete fidati, per cui vi siete buttati in questa avventura? Allora, da parte mia, perché praticamente il dottor Palmas ho saputo, cioè informandomi ovviamente, perché io avevo già fatto altri preventivi in altre cliniche, però ho saputo che il dottor Palmas ha dei centri in cui si appoggia in Sardegna. E questo è il motivo per cui io ho scelto il dottor Palmas, perché avendo qualche problema, qualche piccolo problema ovviamente, perché se sono corsi i problemi bisogna tornare, però avendo qualche piccolo problema ho un punto d'appoggio in Sardegna, per quel motivo, sì. Questa è stata la cosa che ti ha dato più fiducia, il fatto che comunque... Sì, questa cosa di avere un punto d'appoggio anche vicino a casa mia, tra l'altro pochi chilometri, sì. Ok, Teresa? No, io sono andata un po' controcorrente, nel senso che non conoscevo la clinica, non avevo visto video, però mi ha dato fiducia il lavoro fatto un'amica, quindi questo passa parola... mi ha dato la spinta per buttarmi. Però comunque vi siete informati prima di venire qua, nel senso avete fatto, vi siete documentati guardando i video, oppure vi siete, te ti sei buttata proprio in questa avventura senza magari, non so, conoscere, vedere. Sì, ho visto dei video, ma una volta che comunque avevo già deciso di venire, nel senso che ho già fatto i biglietti, quindi perché comunque l'avoro fatto questa persona mia conoscente. E ti è piaciuto? Sì. E quindi hai deciso di buttarti? L'istinto. Sì. Poi l'istinto di una donna non sbaglia mai, vero? Te, Sandra, invece, perché poi voi siete venuti in coppia anche col marito. Sì, esatto. È lui quello che ha fatto un lavoro più impegnativo. Sì, esatto. Lui praticamente quasi tutti i denti, insomma, siete intervenuti su quasi tutta la dentatura. Io un po', sicuramente un po' meno rispetto a lui, però devo dire che è un'esperienza che consiglierei a chiunque, perché arrivi qui ed è secondo me un'altra dimensione rispetto a quello che hai in Italia a livello di professionismo. Sì, però di questo voglio che parliamo un pochino più tardi, ma proprio il motivo che vi ha fatto, magari, non so, per cui avete scelto. Perché qui comunque non riuscivamo, in Sardegna o comunque in Italia non riuscivamo a risolvere comunque definitivamente i nostri problemi. Quindi ci siamo proprio stancati di fare interventi tampone, ci siamo appunto documentati, ci siamo informati su internet. E quindi è da lì che poi insomma, abbiamo preso la decisione di fidarci, ecco. Cioè, di venire qui. Sì, esatto. Una volta arrivati qui, quali sono state le vostre impressioni, magari proprio per primo, no? Perché dopo, una volta che avete fatto già la chirurgia, avete fatto, perché nessuna di voi è per la prima volta. No. Te sei per la terza volta e voi il vostro è il secondo step, questo sì. Quindi, quali erano le impressioni? No, io sono trovata benissimo da subito, perché tutti gentilissimi, a parte super professionali, e poi gentilissimi, c'è proprio un calore umano qua, si sente proprio. Uh-huh. Sì. Avete sentito magari di fidarvi? Sì. Sì, da quello subito, c'è stata proprio subito per me, da prima con tutti. Okay. La prima volta non è stata proprio una passeggiata, nel senso che affrontare questo viaggio da sola è stata anche una prova per me stessa, anche proprio a livello psicologico. Però felice, orgogliosa di aver superato questa cosa. Sì. Ma allora, cosa avete fatto, il trattamento proprio, cosa avete fatto voi qui, magari, non so, il problema con cui sei venuto e cosa avete fatto in clinica? Io ho fatto il primo step, ho fatto 6 estrazioni, ho messo 2 impianti e incapsulato tutti i denti, questi davanti li ho fatti tutti. E niente, questa volta dovrò fare l'impianto dell'osso, perché mi manca l'osso, e quindi devo fare quello in più altri 4 impianti. Sì. Ok, Luisa invece? Io ho fatto sia la prima volta che questa volta rialzo del seno mascellare, perché ero completamente senza osso.
però già in questo secondo step, oltre ad aver fatto il rialzamento, mi ha messo anche gli impianti, quindi in teoria la prossima volta dovrebbe essere l'ultima. Ok. E te invece, Sandra? Allora, estrazioni, poi abbiamo fatto la ricostruzione dell'osso perché non c'era più, proprio perché il mio dentista non riteneva che si potesse fare e quindi alla fine il mio osso è scomparso, quindi abbiamo fatto tutta questa ricostruzione ossea e gli impianti e adesso devo fare anche le capsule. Mm-hmm. Comunque avete un lavoro abbastanza complesso. Sì. Infatti, tra l'altro, una cosa importante, direi, è il fatto che la nostra clinica si occupa di riabilitazioni complesse, sì, di riabilitazioni magari di chirurgie terziarie, no? Come impianti zigomatici, come quelli nasali, poi il fatto che c'è una anche l'anestesia generale, la sedazione, e c'è una diciamo una sala post-operatoria dove il paziente, dopo aver fatto una chirurgia molto complessa, può essere, non so, si può riprendere anche in un giorno o due, però c'ha questa possibilità. Sì, infatti questa possibilità è una cosa importante. E comunque importante, diciamo, perché anche voi siete molto predisposti, no? Siete molto disposti a qualsiasi cosa. Se io vi dico dai, andiamo da una parte, voi sì, sì, dai, andiamo tutti assieme. Brava, esatto. Aspettiamo il tuo invito. Andiamo in al parco? Al parco, ma anche in cantina. Dicevamo di andare in cantina per bere il vino, la produzione. Sì, è bello perché comunque quando ora avete 7 giorni, no? E quindi essendo solo 7 giorni magari siete molto implicati nella clinica, sì, però magari un giorno si può anche trovare per andare, non so, a fare una passeggiata o magari di vedere qualche posto. Sono molto volentieri. Però ritornando ai denti, ok, ritornando ai denti, a parte le chiacchiere, come è cambiata la vostra vita dopo questo percorso? Non so, magari dentro di voi, a livello psicologico, come avete iniziato a sentirvi? Avete sentito qualche cambiamento, non so, nel modo migliore oppure le vostre sensazioni? Sì, sì, a livello psicologico, perché ripeto, lavoro comunque davanti al pubblico con la gente, ma poi proprio anche a livello di masticazione, quindi proprio anche a livello pratico, sì, decisamente cambiata già dal primo step. Mm-hmm. Quindi definitivi, mi sembrava un'altra vita, cioè no, bene. Quindi hai sentito comunque? Sì, sì, da subito beneficio. Mm-hmm. Ma i tuoi, non so, parenti, amici, hanno visto in te questo cambiamento? Vabbè, io sono sulla regia di mio. Sì, quello sì, è giusto. Sì. No, scherzo. Sì, no, decisamente. Mm-hmm. Sì, se ne accorgono perché non ci lamentiamo più praticamente, non abbiamo più di quelle lamentele, no, mi fa male qua, no, non è possibile, devo riandare dal dentista. Invece sì, no, è proprio la certezza che stai risolvendo, a livello psicologico è fantastico proprio, sì. Bello. Sì. E non so, magari il tuo marito, hai visto qualche cambiamento da lui oppure per lui? Lui è felicissimo. Uno, perché ha risolto soprattutto a livello proprio di salute, perché lui stava sempre male, poi aveva questi mal di testa perenni, cioè non lo mollavano. Dopo che ha fatto dopo il secondo viaggio, lui ha smesso di avere mal di testa, è pazzesco proprio, gli hanno risolto tutto. E lui è proprio felice, perché non vede l'ora di avere definitivi, così avrà questo sorriso meraviglioso, vede l'ora. È proprio convinto di essere bellissimo. Poi è un po', diciamo, non va bene poi se ride anche tanto, vero in giro. Sì, d'accordo. Ma adesso sembra un criminale perché non ha più denti. Lo mettiamo qui. Ma comunque come lo hai visto te? A parte che non so, con i provvisori, come si è trovato? Si è trovato benissimo. A parte un giorno che si è spaventato perché ha perso la vittina. Mm-hmm. Però quella è curativa, quindi sì, non, sì, sì, sì.
però è successo qualche settimana fa prima di arrivare qua, quindi era poi è stato tranquillizzato. Il tempo, no, ma poi vi ha chiamato, quindi voi subito siete intervenuti e l'avete rassicurato immediatamente, allora era tranquillissimo, pensava che fosse un problema grave, invece è proprio una cosa... niente di esatto, proprio risolvibilissimo. Quindi si è subito tranquillizzato. Bene, infatti noi volevamo intervistare, diciamo, anche lui, però è dopo... Provato. Sì, è dopo la cura, diciamo, e quindi lo abbiamo lasciato riposare un attimo senza tante interviste, senza tante esatto. domande. E ora, per concludere la nostra intervista, vorrei chiedere, rifareste, se magari, non so, tornassi indietro, rifareste questo viaggio? Assolutamente sì. Se sì, perché? Sì. Sì, perché per tanti motivi, i motivi che abbiamo elencato prima, comunque abbiamo risolto i nostri problemi e quindi siamo felici, siamo contenti, siamo felici. Consiglieresti l'Astos Turismo Dentale? Assolutamente sì, 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 assolutamente sì, al 100%. Ok, se lo dice la Monica, allora sì, al 100% lo dice. Giusto, va bene. E Luisa, sì, sì, rifaresti? Sì, 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 anzi, cioè, anche chi proprio, clienti che mi chiedono, perché magari è difficile che io manco una settimana dal lavoro, perché comunque lavorando in proprio, però chi mi ha chiesto, ci dirà come è andata l'avventura, non va bene, veramente. Sono contenta che siete soddisfatte. Sì, sì. E poi un'altra cosa, poi ritorno a te Sandra, è il fatto che io, per me, che lavoro qui da tanto tempo, la vedo molto più organizzata. Cioè prima anche con la clinica La Bocca Bionica, con la clinica dove si effettuano le chirurgie, siamo un po' più organizzati perché non vediamo, nonostante i pazienti sono tutti, non so, hanno tutti già l'appuntamento, non li vedi tanto in clinica, non ti sembra fuori, sono tutti organizzati ad un orario, lui che viene alle 2, quell'altro paziente viene alle 2:30. Non c'è l'attesa, arrivi al tuo orario e entri. Si mette in moto una macchina da guerra, siete pazzeschi proprio, sì sì è vero, è una cosa incredibile. Io ho visto poi un cambiamento, già dal 2019. Poi con tutto quello che è successo col Covid siete stati pazzeschi, vi siete riorganizzati, sì, veramente. Veramente impeccabili, impeccabili, bravi, veramente bravi. Sì, io infatti adesso avrei un appuntamento per una visita. Sì, appunto per questo stiamo per concludere il nostro live. Spero tanto che le informazioni o magari la storia, l'esperienza di queste bellissime signore vi sia utile, perché comunque è meglio quando vedi l'esperienza di qualcuno che ha già vissuto, no? Quindi, questo è molto importante, perché magari puoi far vedere delle foto, puoi far vedere dei denti, sì. Guarda, perché possiamo andare nel laboratorio per far vedere, no, guarda, noi facciamo i denti. Però quando viene qualcuno e ti dice la sua esperienza, come ha vissuto, come è passato, è molto meglio. Quindi anche io vi dico a tutti quelli che state ancora col dubbio di fare questo passo o non fare questo passo, chiamate il nostro numero. Sì, buttatevi in questa avventura. Sì, è un'eccellenza, assolutamente. Sì, chiamate il numero verde, noi saremo predisposti, saremo sempre a vostra disponibilità e più che altro dovete vivere questa esperienza, perché è un'esperienza unica, un'esperienza che cambia vite, no? Che cambia la vita, un'esperienza che comunque magari vi cambierà anche voi stessi, come parlando di fiducia, a livello di fiducia, a livello emozionale e psicologico. Vi salutiamo dal suo Turismo Dentale, dalla clinica di Dottor Pannas. Ciao. Ciao e una buona giornata, a presto.